Mister, banalmente partiamo da questa considerazione, un bilancio di questa prima settimana abbondante di lavoro, come stai vedendo i ragazzi, i carichi stanno aumentando giorno dopo giorno, le risposte che ti stanno arrivando? Ma le risposte credo migliori sono arrivate dall'atteggiamento della squadra, sono arrivati veramente tutti con grande voglia di fare, parto dai più giovani, quindi sono vogliosi di dimostrare le loro qualità. Devo dire che ho trovato dei ragazzi predispostissimi al lavoro, questo merito del settore giovanile di questa società, che sappiamo insomma essere un po' il fiore all'occhiello, quindi tanti ragazzi di qualità, di prospettiva, che stanno lavorando bene con noi, sicuramente potranno crescere e darci una grossa mano. E poi anche tutti gli altri, quindi a partire da quelli che sono rimasti, parlo ovviamente di Mimmo Maglietta, parlo di Luca Antonelli, parlo di chi è arrivato, insomma ho nominato solo loro due ma ce ne sono ovviamente altri, e parlo di tutti i nuovi, quindi mi piace sottolineare soprattutto l'atteggiamento, la predisposizione al lavoro, essere arrivati con la giusta mentalità, che quella deve essere di una squadra vogliosa di far bene ma che abbia l'umiltà importante di una squadra che quest'anno gioca in Serie B, e in Serie B l'umiltà e la semplicità deve essere insomma la base di tutto. Primi 46 minuti e anche i primi applausi giusti al termine di una sgambata che ovviamente non può essere considerata ancora una partita amichevole vera e propria. Sì, abbiamo voluto fare appositamente questa partita in famiglia perché la condizione ovviamente è ancora lontanissima, ci sono le prime idee buttate lì, quindi oggi c'era anche la curiosità di vedere come i ragazzi rispondessero in una partita a campo grande, cosa che ovviamente in settimana ci rimane difficile, un po' per il numero dei calciatori, un po' perché insomma li sottoponiamo ad allenamenti da un punto di vista di carico molto importante, quindi siamo ancora ovviamente molto in fase iniziale. Però ho visto delle buone cose, quello che avevo chiesto oggi era soprattutto quello di tenere bene il campo, di non allungarci, perché in queste partite dove c'è grande stanchezza si tende un po' poi a mollare, no? Quindi l'attaccante magari fa la corsa in meno, il difensore un po' pigro sale un po' meno, invece ho visto una predisposizione all'attenzione e al sacrificio importante, e credo che siano queste le cose su cui dobbiamo costruire la nostra stagione. Sentatore, di parola sul modulo, perché 4-3-1-2 e questo l'abbiamo visto da ambedue le squadre, ti chiedo se l'atteggiamento che abbiamo visto più o meno è quello che tu richiedi, tanto pressing, tanta aggressività. Sì, questo è quello che noi vogliamo fare. È ovvio che bisogna avere una condizione fisica ottimale e dobbiamo essere bravi ad arrivarci, però bisogna anche essere bravi a capire i momenti della gara. Questo credo che sia determinante. Non possiamo pensare di giocare sempre a 1000 all'ora, ci saranno dei momenti insomma in cui bisogna abbassare i ritmi, momenti in cui bisogna accelerare, momenti in cui bisogna spezzare il ritmo agli avversari, il momento in cui bisogna recuperare un po' di energia, e tutte queste letture credo che debbano essere un nostro bagaglio, e quindi saper giocare in ogni tipo di condizione, in ogni tipo di campo e in ogni situazione di risultato, perché le partite poi finché c'è equilibrio è un tipo di partita, quando l'equilibrio si spezza a favore o contro ovviamente inizia un'altra partita, quindi dobbiamo essere bravi a saper capire i momenti e saper giocare in quel momento lì nel modo migliore. Quindi sei partito con una squadra destinata a cambiare, che sta cambiando e che cambierà ancora. Ti chiedo il tuo lavoro, se è più difficile, se sei un po' preoccupato, comunque insomma i rinforzi stanno arrivando, da questo punto di vista come vedi anche sul fronte mercato? No, non sono assolutamente preoccupato, sapevamo di vivere questo, perché dopo lo scorso campionato l'addio di tanti giocatori della scorsa rosa e l'arrivo di tanti nuovi necessitano di tempo, anche perché non vogliamo, questo è un discorso che ovviamente è fatto di pari passo dall'aspetto tecnico e societario, quindi di comune accordo condiviso con la società, non vogliamo mettere dentro dei giocatori per far numero o per essere pronti dopo una settimana da ritiro, vogliamo mettere dentro dei calciatori e degli uomini che siano per noi importanti. Se questo significa aspettare 10 giorni, aspetteremo 10 giorni, quindi non abbiamo fretta temporale. Vogliamo però essere sicuri di scegliere gli uomini, i calciatori giusti per l'idea che abbiamo, per quello che vogliamo fare in questa stagione.
Si comincia di fatto adesso, quindi è presto per fare dei bilanci, ci mancherebbe altro. Ti chiedo dove hai messo l'asticella del tuo 100%, cioè tra quanto inizierai a vedere l'Empoli che hai in testa? Tra quanto lo vedremo anche noi magari? Ma è ovvio che ci vuole un po' di tempo, anche se, devo dire la verità, ho trovato delle basi importanti, lasciate ovviamente da chi ha lavorato negli anni passati, quindi allenatori insomma che hanno un curriculum lunghissimo, importantissimo, che ora sono insomma a livelli diciamo irraggiungibili per me, che ovviamente devo ancora fare tanta strada, però ho trovato la predisposizione al gioco, una mentalità propositiva, quello che ho riscontrato anche nei ragazzi, i più giovani parlo ovviamente, quindi la mia idea di calcio da questo punto di vista si sposa alla perfezione, quindi questo sicuramente agevolerà e accelererà il processo di maturazione di questa squadra, e quindi spero che si vedrà il prima possibile, anche perché significherà essere diventate da gruppo squadra, e una squadra che ha delle idee forti, un'identità forte, se parte dall'inizio del campionato è meglio. Non sono uno di quelli che crede, no, però l'importante è poi solo alla fine, no, certo. Io credo che sia importante l'inizio, sia importante la parte centrale, sia la parte finale sia determinante, però vogliamo fare una stagione costante, con grande continuità, credo che sia determinante in ogni campionato, specie in quello di B, che ogni settimana insomma vede tante sorprese per chi non conosce il campionato, ma vede semplicemente la normalità per chi questo campionato lo conosce, sa che veramente tra la prima e l'ultima ci sono delle differenze minime e i dettagli faranno la differenza.